grande successo della prima edizione, con la fantastica organizzazione dell'oratorio San Giuseppe Marello di Celie del Campo e la gentile collaborazione del Comitato Feste Patronali di Celie, siamo tornati con una nuova fantastica edizione della Corrida! Allora ragazzi, io sono Alessandro e vi accompagnerò per tutta la serata, ma non penserete mica che me ne rimango così tutto da solo sul palco. Accogliamo la mia spalla destra, il mio fianco destro, la nostra conduttrice tascabile Giuliana! Per la calorosissima accoglienza, e comunque sono più alta per quei tacchi stasera, 50 centimetri, ho preso il righe. Allora ringraziamo il nostro corpo di ballo per la loro sigla. E ora, allora Alessandro, allora ragazzi, io direi che per iniziare la corrida farei salire i veri protagonisti di questa corrida, che sono proprio loro. Allora concorrenti, tutti sul palco. Un applauso per i nostri un applauso compagni. Ma come sono belli, venite un po' più avanti, non abbiate paura, su un passo avanti, ma ragazzi, ma quanti sono? Io partirei con un bel giro di nomi, conosciamoli prima. Come ti chiami? Giulia. Giulia. Cala. Alessia. Luca. Carmina. Mimmo. Ele. Pierpaolo. Giovanna. Eva. Enza. Anna Maria. Tina. Carmela. Enza. Cipollata mista agli del. Allora facciamo un applauso. Che personaggio che si è uscita da chi. Allora, ora vi spiegherò un po' come si svolgerà questa serata. Ognuno di questi concorrenti si esibirà qui su questo palco per voi, ma il vostro ruolo è fondamentale. Guardate, qui c'è un semaforo meraviglioso e anche l'uomo semaforo sotto. Sapete tutti quali sono i colori del semaforo, vero? Rosso, giallo e l'altro è verde. Bravissimi bambini. Quindi quando il semaforo sarà verde, darete il via ai vostri giudizi, che possono essere o gli applausi ovviamente, oppure fischi, urli se non vi è piaciuta. Se non vi è piaciuta l'esibizione, qualcuno ha portato un po' di pentole, un po' di cucchiai. Li senti, Giuliana? Vediamo. Allora, per chi non ha portato l'esibizione, non vi è piaciuta, fischiate semplicemente, va bene? Ah, bravissimi! Mamma mia, abbiamo una forza qui, fantastica! Allora, vogliamo fare una prova strumenti? Allora, sì, ragazzi, proviamo gli strumenti tutti insieme. Allora, facciamo prima così. Se vi è piaciuto lo spettacolo, un bel applauso. Dai, possiamo iniziare. Ma se lo spettacolo mi pare che non va tanto bene, cos'è che dovete fare? Si scatenano a 2 miliardi. No? Facciamo bravissimi, avete capito tutto? Allora, avete capito tutto ovviamente della serata. Naturalmente alla fine non ci sarà l'applausometro, ovvero il livello numerico quando voi applaudite. Quindi come giudice finale è con noi in prima fila padre Salvatore Cipolla. Uela, uela. Padre, fai un saluto.
elettrica, ragazzi. Totò, fai un battuto. Non fa salire. Fa niente, Totò. È andato in tutta la barra. C'è il padre Salvatore comunque, che sarà il nostro giudice finale. Allora, possiamo... Allora, possiamo congedare i nostri 10 concorrenti con un bel applauso. Su... Beh, facciamoli sentire un po' di calore, su! Non uscire. Va bene! Rimanete qui, salite, Alessandro! Rimanete qui, non dovete uscire, risalite, Rosse! Rosse! Sì. Allora, via, corpo di ballo, pregata di risalire sul palco. Sì, sta risalendo, un attimo. Perché non è ancora finita. Ragazzi, perché non è una vera e propria corrida se noi non scegliamo la nostra valletta. Lo sappiamo. Ragazzi, fra di voi nel pubblico ci sarà una bella signora che stasera ci aiuterà a condurre la serata. Allora ragazzi, quindi partendo con il nostro occhio di bue, andiamo a selezionare una bella signora dal pubblico. Vediamo l'occhio. Io nel frattempo guardo da qua la signora Mascarotto. No, una signora un po' avanti con l'età, diciamo. Vediamo qui l'occhio di bue. Dov'è Donato? Eccolo, Donato. Vai, seleziona tu qualcuno, se vedi qualcuno. Vediamo, Alessandro, vediamo un po' anche noi. Vediamo. Io avevo visto qua queste signore. Ma io un po' di facce. Sì, sono troppo tranquille. Qui c'è qualcuno, indica. Vediamo. C'è una candidatura, forse? Dai, sì, in maniera spontanea stanno indicando una loro amica. E democratica, soprattutto. Sì. No. Allora, vediamo. Oh, ma questa signora qui in prima fila che c'è la bambina in braccio, cosa ne dice? Questa qui. Su, un applauso! Dai, questa signora che c'ha questa bimba in braccio. Sì. No, non sta dormendo, è sveglia la bimba. Dai, signora! Dai, che dobbiamo andare il via alle gare. Rosa. Dai, su, vogliamola con un altro applauso. Diciamo noi che cosa fare, vieni. Dai, Rosa. Dai, vai, ma Simona, vai. Ci siamo riusciti. C'è anche un'altra valletta, in maniera spontanea si sta chi è? No, diciamo. La signora vuole fare la valletta, signora! Meglio abbondare! Sì, se vogliamo abbondare possiamo farlo. Non la vuole fare, allora no. Rosa, vieni sul palco, vieni qui. Vai, un altro applauso a Rosa, vieni! Brava Rosa! Come Rosa sta salendo? Grazie. Dai Ale, falli qualche domanda a questa signora che sta salendo, che non la conosciamo. Ma cioè, perché tu l'hai mai vista? Io! Vai Rosa, eccola qui, Rosa! Ela, buonasera! Delle giostre. Dimmi. L'offesa, ha detto più avanti con l'età. È vero. Allora, Alessandro. Allora, signora, subito, da dove viene prima di tutto? Nome e cognome? Rosa di Pinaro. Wow, un nome, una grazia. Allora, bene signora, lei avrà il compito di accompagnarci lungo il corso di tutta questa serata. Non fa niente signora, facciamo veloce qui. Per trattenerla prometto che li facciamo sbrigare. Allora signora, lei avrà il compito di presentare ciascuno dei nostri concorrenti. Perché? Qua li vedete, tutte facce nuove, chi è che li conosce? Insomma, cioè gli deve conoscere i primi concorrenti prima di esibirsi. Quindi la richiamiamo noi sul palco, può andare vicino Giuliana. Allora ragazzi, però se
tutti siamo stati ben attenti alla corrida, c'è una cosa che si fa prima di iniziare la gara. Ci avete visto per caso girovagare scutandovi in Porta Nuova prima? Qualcuno se ne è scappato, come ci ha visto? Ma tanto brutta Santa, sì. Insomma, abbiamo scelto 10 di voi che alla fine faranno una stupenda sorpresa grazie alle nostre coreografe Anna Rita e Valentina. Se viene Giuseppe Patrini. Quindi posso chiamare qui sul palco Marianna Pierri. Un applauso Marianna! Dov'è Marianna? È già scappata Marianna? No, sarà Marianna. Marianna! Cioè, vai con voi. Poi Ezia Moruso. Olle Ezia! Ragazzi, Ezia, vieni, vieni sul palco, vieni, vieni! Dai, dai, su, dai, veloci! Ezia. Guida Morisco. Gilda, Gilda, Gilda? Gilda? Dove è Gilda? Gilda, dove sei? Mariana, vieni, vieni! Tu non te la scampi tanto! Poi, Maria la Vermicocca. Maria la Vermicocca! Un applauso! Dov'è Maria la Vermicocca? Poi abbiamo Antonia la Vermicocca. Queste si sono messi insieme, diciamo. E dove sono? No, però Alessandro, no, aspetta, no, dobbiamo salire sul palco. Dove siete? Non ci siamo, non è che adesso vi dovete tirare indietro. Maria, Antonia, dove sono? Sono sparite tu, sono scappate secondo me. Chi è Ezia, dov'è Ezia? E Gilda, soprattutto Gilda. Mannaggia. Qualcuno vuole fare parte di questa bellissima sorpresa finale? C'è qualcuno? E tranquillo, non vi preoccupate, non dovete fare nulla di così eccezionale. Chi c'è? Chi è che mi indica? Tu? Marina, già detto di no 20 volte. Marina, ci ha chiusi fuori di casa perché non entra a sbagliare. Venga, venga, signora! Venga, signora! Questo è lo spirito della corrida! Siamo tutti dilettanti allo sbaraglio. Chi altro c'è? Vediamo da qua se parte. Buonasera, buonasera anche a lei, un applauso! Bellissimo, venite qua davanti. Il suo nome? Tiziana. Tiziana, venga, venga, signora. Il suo invece? Antonia. Lì Antonia, venga. Ah, allora l'abbiamo trovata. Altre due femminucce ci servono. Su, proposte. Femminucce, femminucce. Dai, vediamo. Ma Rosetta, Mariella, no. Ma no, ragazzi, io ero sicuro che Celle avrebbe spaccato oggi. Arriva, arriva, arriva un'altra. Questo gruppo ci piace, questo gruppo ci piace. Dai, dai, vuoi iniziare a chiamare i maschietti? Sì, certo. Allora, abbiamo Vito Ventrella. Vito, ah eccolo, sta arrivando. Eccolo, arriva. Arriva, arriva Vito. Nicola Bratta. Nicola Bratta, dove sei? Dove sei? No, se non ti chiamo Alvin, anche lui ovviamente. No, Nicola. Dai, su. Un altro maschietto. Allora, poi abbiamo Gino Signorile. Olle. Dove è Gino? Domenico Arboritanza. Domenico. Domenico Arboritanza. Vieni Domenico, lo vedo. E infine chiudiamo in balletta con Michele Burghi. Michele Burghi? Michele Roppo. Michele Roppo, perdonatemi. La calligrafia non era Michele Roppo? Michele Roppo? Ma qui ne vedo pochini. Arriva Domenico, arriva. Arriva Michele Roppo, lo vedo, eccolo. Dai, vieni sul palco, vieni sul palco. Uno. E la moglie di Michele Roppo? No. Allora, vediamo quanti maschietti abbiamo. Quattro maschietti e quattro femminucce. Allora, venire a Valletta. Quattro e quattro. Quattro e quattro. Coreografe, coreografe. Va bene, va bene. Quindi, facciamo un applauso a questi 10 ballerini e continuiamo a andare con le nostre coreografe. Sono lì, Valentina e Anna Rita.
finita, ci vediamo dopo. Ora, un ultimo momento di pazienza. Come ogni corrida che si rispetti, ora c'è il giuramento che faranno sia i concorrenti che il pubblico. Importantissimi concorrenti, ascoltatemi. La Valletta leggerà il giuramento e voi alla fine dovete rispondere forte e chiaro: lo giuro. Va bene? Allora Valletta, sei pronta? Oh, la Valletta, eccolo qui, tutti in silenzio, voi mi raccomando a rispondere, lo giuro. Artisti veri e improvvisati, cantanti seri e poeti mancati. In questo giorno di festa nessuno si pensa di dare prova del proprio coraggio che con poco diventa saggio. Aprite il cuore alla vostra passione e iniziate l'esibizione. Giurate dunque con tutto il rispetto di accettare qualunque verdetto. Il palco vi aspetta e con tono sicuro, se siete d'accordo, gridate. Però questi impianti, cioè, Bravissimi! Vieni Rosa, vieni da questa parte. Ora tocca al pubblico, alla fine del giuramento che leggerà sempre lei, dovete gridare in coro forte sì! È facile, sì dovete gridare! Andare! Pubblico affezionato! Allegro e spensierato, venuto da ogni dove, meno male che non piove. Sarete voi capaci di prendere le veci di giuria popolare? Allora ben attenti, che queste esibizioni non sono semplici canzoni. Prendetevi l'impegno e di certo il rischio di regalar l'applauso oppure il fischio. Se siete convinti e venuti fino a qui, giurate in coro, rispondete sì! Bravissimi! Mi sono emozionato, ragazzi. Allora, adesso possiamo per davvero congedare i nostri concorrenti. Prego, potete uscire. Potete andare. Stava cadendo ciò. Iniziamo bene con quell'uomo. Ma di che figlio? Ma di che padre? Ma di che padre? Allora, vai concorrenti, uscite. E possiamo dare finalmente inizio a questa meravigliosa gara. Celie, ci siete ancora? Fatevi sentire! Ma quella campanella da quel... Soltanto il fratello di Nico Reale poteva portare la campanella. Siamo tutti una famiglia, insomma, dai. Presentiamo! Allora, ragazzi, possiamo presentare il nostro primo concorrente della serata, che è Mimmo Loisi! Un applauso a Mimmo Loisi! Mimmo, aspetta la Valletta! Valletta? Ecco, è rimasta giù! Valletta, sei tu che devi accompagnare sul palco! Addirittura anche passerella. Allora, no, questo ne mancano. Mimmo Loisi canta Cercami. Quella? Canta Cercami. Ha bisogno di elegio. Vai, fai da solo. Sì. Sei pronto? Ok, vai, un ultimo applauso fortissimo per Mimmo. Coraggio.
rompere gli altri. Allora, pronti? Partenza, via! Grazie! La voce numero 4 mi ricordo. Se mi vuoi, allora cercami di più. Tornerò, solo se ricordi tu. Sono stato un fanatico, eccessivo lo so. Mi piaccio di sempre, anche quello è amore per me. Questa vita c'ha, tutti c'ha, come quelle verità che ci sono rimaste dentro. Oggi che fatica che si fa, come finta l'allergia, quando amaro disincanto, io sono qui, insultami, ferisci. Sono così, tu prendimi, io cancellami. Adesso sì, tu mi dirai che vorrai. Ti aspetti. Non darò l'insicurezza che mi dai. Anima mia, farò tacere pure lei. E mai dirò di questa grande vita. Che siano campanacci da una parte o applausi dall'altra, insomma sfondiamo i timpani dei concorrenti. Bene, possiamo quindi andare con il nostro secondo concorrente, vero Giuliana? Allora, lui è Nicolò Ventola. Un applauso a Nicolò Ventola. Nicolò Ventola suona il clarinetto sul brano My Way, se non erro.
fantastico, fantastico. Ho fantastica la valletta. Allora, possiamo dare via un ultimo applauso. Vai Nicolò. Vai Nicolò, in bocca al lupo. Thank you.
Un altro applauso. Se la merita. Un altro applauso, È finita. Non è finita. E infatti, è finita l'esibizione. Un altro applauso e ringraziamo i nostri ballerini. Attenzione, ok. Fantastico. Proprio come quando balliamo io e Giuliano. Uguale. Allora, possiamo chiamare il quarto concorrente, Gabriele Abbinante. Ma questo spacca. Mamma mia. Allora. Gabriele Abbinante canta Logico. Oh, Logico. Uno dei grandi successi. Ale, del tutto. Vieni, Gabriele, bocca al lupo. Ricordatevi il semaforo quando è verde. Bravissimo Gabriele, un altro forte applauso per Gabriele.
è arrivato il momento che tutti aspettavano, cioè ne sono sicuro. Quando abbiamo fatto salire i concorrenti sul palco, l'avete adocchiato subito. È inutile che ti copri, padre Totò. Facciamo un caloroso applauso per Agostino Cipolla. Cipolla, balla, casa ciò, siamo in Russia, maestri napoletani o solo mio sta in fronte a te, noi in Russia a me venga a me, io invitato andare da Piazza Rossa a Brandeburgo a Dolce poi a strada finiti chi ti ha invitato? Ti ha invitato? Allora, possiamo svelarci? Anni. Quanti anni? Ma è una balla. Ehi, un momento, fratello. 11, 12, 13, carica, 6. Quanti anni hai? Una alla volta! Io come sapevo contare fino a 10 bravo napoletano impararmi! 6? 11, 12, 13! 3! Ah, 63! 63 anni questo uomo! No, neanche le parole crociate, insomma! Possiamo dare il via all'esibizione! Un altro applauso allo Agostino Cipolla!
baciarli ai tuoi piedi. Esagerati. Abbiamo un problema, ragazzi, lo sappiamo. Bene, ma adesso andiamo avanti con la gara. Il prossimo concorrente è Michele Giovannelli. Un bel applauso. Me.
Come un miracolo ti farà
fatto suonare le campane. Anche la chiesa sta suonando per te. Poi puoi andare, bravissimo. Allora. Allora, la prossima è una che veramente fa fuochi d'artificio. Ok, la battuta la capirete tu. Si è preparato la battuta, ragazzi. Bene, accogliamo con un caloroso applauso Alessia Luisi. Alessia Loisi canta Fire and War. E insieme a questa c'è anche un'altra canzone, qual è? Roar, c'è il leone anche. C'è Roar? Sì, c'è Roar. Vai, c'è anche Angela che canta Roar. Allora, facciamo un altro applauso ad Alessia! Lei canta e suona per noi. Fa tutto lei, Marcello, non ti preoccupare. Siamo pronti? Sceglie, ci siete ancora? Mi fate sentire? Mamma mia, fantastici! Vai! Accesa. Ok, vai Alessia! There's a spark in you.